Ciao a tutti, sono Nese e oggi volevo fare una recensione molto veloce su un peluche che ho recentemente acquistato, che è un Ciao di Mia and Me. E l'ho pagato 15 euro e secondo me vale il prezzo, diciamo. Allora, partiamo dalla scatola. L'ho già tolto, così posso riprendere tranquillamente. E qui, diciamo, c'erano soltanto due stringhe che lo tenevano attaccato alla base. Sul davanti c'è Mia and Me e la scritta e il personaggio sul lato anche, e qui c'è una bambina dimostrativa. All'interno invece c'è il paesaggio del cartone che è fatto molto bene, è molto dettagliato e anche la grafica è bella. E è da 0 anni in su perché è molto sicuro, non ci sono parti che possono essere staccate e è tutto completamente morbido, quindi non fa male a nessuno e ci possono tranquillamente dormire i bambini. Quindi partiamo con un ciao. Allora, dunque, gli occhi sono cuciti, quindi non c'è pericolo che si rovinino nel tempo. Il corno anche, e è fatto molto bene. La criniera presenta tutti i dettagli che sono anche nel cartone, e quindi sono rosa e celesti. E come sappiamo derivano dalla pittura di Klimt. Gli zoccoli sono viola, la coda anche li presenta, e le ali sono fatte molto bene con le piume, il tutto sempre cucito, e anche qui dettagli in verde e sono molto morbide, ma anche rigide allo stesso tempo, quindi insomma non c'è pericolo che si deformino troppo. Qui c'è il tag, l'etichetta, e qui abbiamo gli altri dettagli che sono fatti molto bene, insomma, non mi aspettavo che fosse fatto così tanto bene, e quindi è molto carino anche qui. E qui. Eccolo qua. Ok, è stata una recensione veloce, ma spero vi sia piaciuta, vi sia stata utile se volete acquistare un ciao. Spero di poter pubblicare presto il mio video tutorial, quindi diciamo state sul canale così potrete vedere questo video tutorial che secondo me è molto carino. E iscrivetevi se non siete già iscritti, mettete like, commentate, ditemi che ne pensate, se vi piace, se lo acquisterete. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!